Il procuratore aggiunto di Catanzaro, Vincenzo Luberto, è indagato dai magistrati della procura di Salerno per corruzione aggravata dal metodo mafioso, lo scrive il Fatto Quotidiano. 'Ndrangheta, decapitati i vertici delle cosche di Cosenza, operazione Interforce, 18 fermi emessi dalla DDA di Catanzaro. Arrestato in Francia Domenico Stanganelli, latitante dal 2014. Buonasera da S1 News. Procuratore aggiunto di Catanzaro, Vincenzo Luberto, è indagato dai magistrati della Procura di Salerno per corruzione aggravata dal metodo mafioso. Lo scrive il Fatto Quotidiano. Secondo quanto riporta il giornale, nei confronti di Luberto i magistrati salernitani, competenti a giudicare sui fatti che riguardano i loro colleghi del distretto giudiziario di Catanzaro, hanno emesso un decreto di perquisizione eseguito nei giorni scorsi. L'accusa si riferirebbe a presunti viaggi che sarebbero stati regalati al magistrato dall'ex parlamentare del PD Ferdinando Aiello, con il quale è in rapporti di amicizia. Perquisizioni sono state eseguite anche a carico di Aiello. Il nome di Luberto sarebbe emerso in un'indagine della procura di Catanzaro, che ha poi trasmesso gli atti a Salerno e dalla quale, secondo quanto scrive il Fatto, sarebbero anche emersi contatti tra il politico e ambienti legati alla criminalità organizzata. Da qui la contestazione dell'aggravante di mafia. Dei fatti sarebbero stati informati anche il procuratore generale della Cassazione e il CSM per eventuali aspetti disciplinari. Nessun commento alla notizia dell'indagine è stata fatta da ambienti della procura catanzarese. E l'omicidio di Luca Bruni, il presunto boss dell''ndrangheta cosentina, scomparso il 3 gennaio 2012 ed il cui cadavere è stato trovato nel dicembre 2014, il delitto contestato ad alcune delle 18 persone fermate stamani nel corso dell'operazione Interforze coordinata dalla DDA di Catanzaro contro boss gregari delle due principali cosche di Cosenza. Si tratta dei cosiddetti italiani e zingari. Bruni, secondo gli investigatori, aveva assunto un ruolo di vertice all'interno del proprio gruppo dopo la morte del fratello Michele e stava tentando di organizzarsi per ampliare il raggio d'azione della propria cosca. Un tentativo che sarebbe stato in contrasto con gli accordi già stabiliti da un patto esistente tra italiani e zingari. Nel corso delle indagini, gli investigatori della squadra mobile del nucleo operativo dei carabinieri e della Guardia di Finanza di Cosenza avrebbero accertato numerosi casi di estorsione. Inoltre, le cosche avrebbero avuto la disponibilità di armi, alcune delle quali sequestrate nel corso delle indagini. La DIA ha coordinato l'arresto in Francia di Domenico Stanganelli, latitante dal 2014 e destinatario di un mandato d'arresto europeo per associazione di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, riciclaggio, porto e detenzione abusiva di armi nell'ambito di un'indagine che ha colpito le cosche Molè di Gioia Tauro e Mancuso di Nicotera. Stanganelli è stato arrestato a casa dei suoceri a Valory in Costa Azzurra grazie alla cooperazione tra la DIA, la Polizia Giudiziaria di Marsiglia e di Nizza e la Brigata per le Ricerche di Intervento francese BRI. Una cooperazione possibile anche grazie alla rete operativa antimafia ONE, un progetto sviluppato proprio dalla DIA che prevede di supportare le unità investigative degli Stati membri con agenti specializzati sul fenomeno e di migliorare contestualmente lo scambio di informazioni utili alle indagini. Questo, se non lo fermano, li piglia tutti. Così i fratelli Antonio e Natale e Ribecco commentano il lavoro del procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri. Antonio Ribecco, arrestato ieri nel corso dell'operazione Infectio con l'accusa di essere il referente della cosca di San Leonardo di Cutro a Perugia, aggiunge: li piglia tutti, però 4-5 anni fa l'hanno fallito. Stava andando a Crotone, per lui avevano trovato pure i cosi o si sono spaventati, racconta l'indagato riferendosi, secondo quanto si legge nella richiesta di misure cautelari, a un attentato fallito ai danni del magistrato. L'intercettazione risale al 27 maggio 2017. Gratteri era diventato da un anno procuratore di Catanzaro dopo essere stato aggiunto a Reggio Calabria. I Ribecco stavano discutendo circa gli arresti delle operazioni Borderland e Johnny, commentando che a tutti ha messo in galera. È stato in America, le indagini sono partite da lì, dall'America, per andare in Colombia, ma perché li hanno presi tutti di quelle zone di Reggio Calabria, tutti lui li ha fatti prendere, Gratteri, e adesso è passato dalle parti di Crotone di Catanzaro.
Avrebbe perseguitato la madre 86enne per ottenere soldi e l'utilizzo della casa di proprietà dell'anziana. Una donna di un quarantenne è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari dai carabinieri di Rocca Imperiale con l'accusa di atti persecutori e furto aggravato. Il GIP di Castrovillari, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto per la quarantenne il divieto di avvicinamento e comunicazione con la madre. I militari hanno avviato sulla vicenda, scoprendo che l'anziana donna più volte aveva dovuto cedere alle minacce e alle angherie della figlia, elargendo diverse centinaia di euro a suo favore. Nei mesi scorsi, l'86enne, esasperata dalle continue richieste, aveva denunciato la figlia per le violenze subite. Recentemente, la quarantenne, con l'inganno secondo i carabinieri, era riuscita a farsi aprire la porta di casa e, una volta dentro, aveva iniziato a urlare contro la madre, impossessandosi del cellulare e delle chiavi dell'abitazione. Si erano allontanate da casa 11 giorni fa, percorrendo quasi 2000 chilometri, guidando a turno a bordo dell'auto della nonna di una di loro per tentare di raggiungere la Sicilia. Due ragazze 14enni che avevano lasciato Vance, un piccolo centro nei pressi di Nizza, per poter vivere il loro amore, ostacolato dalle famiglie, sono state rintracciate a Bianchi, in provincia di Cosenza. Durante gli ultimi 11 giorni di assenza da casa, le due giovani avevano sostato a Roma spendendo tutti i loro risparmi. Quando i militari le hanno notate sdraiate sui sedili dell'autovettura, le ragazze, che hanno tentato inizialmente di spacciarsi per maggiorenni, hanno cercato di eludere il controllo, ma i carabinieri insospettiti si hanno eseguito ulteriori accertamenti. Dopo averle rifocillate con l'aiuto di un interprete, i militari sono riusciti così a scoprire la verità. Questo è davvero tutto. L'appuntamento è come sempre con le prossime edizioni del TG. A voi tutti l'augurio di una buona serata. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Catanzaro, zona industriale di Carappa, Siano, FM 97.3. Lamezia Terme, Costa Tirrenica, località Comuni Condomini, FM 99.9. Chiaravalle Centrale, comprensorio delle Preserre, FM 98.5. 5. Soverato, Costa Ionica Nord, Cropani Marina, FM 97.3. Locri, Costa Ionica Sud, Rocella Ionica, FM 106.100. Radio Amica in blu. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Per ascoltare la radio. Sarà la musica che gira intorno. Radio Amica in blu, tutta la musica che gira intorno. Il procuratore aggiunto di Catanzaro, Vincenzo Luberto, è indagato dai magistrati della Procura di Salerno per corruzione aggravata dal metodo mafioso, lo scrive il Fatto Quotidiano. 'Ndrangheta, decapitati i vertici delle cosche di Cosenza, operazione Interforce, 18 fermi emessi dalla DDA di Catanzaro. Arrestato in Francia Domenico Stanganelli, latitante dal 2014. Buonasera da S1 News. Il procuratore aggiunto di Catanzaro, Vincenzo Luberto, è indagato dai magistrati della Procura di Salerno per corruzione aggravata dal metodo mafioso. Lo scrive il Fatto Quotidiano. Secondo quanto riporta il giornale, nei confronti di Luberto, i magistrati salernitani, competenti a giudicare sui fatti che riguardano i loro colleghi del distretto giudiziario di Catanzaro, hanno emesso un decreto di perquisizione eseguito nei giorni scorsi. L'accusa si riferirebbe a presunti viaggi che sarebbero
stati regalati al magistrato dall'ex parlamentare del PD Ferdinando Aiello, con il quale è in rapporti di amicizia. Perquisizioni sono state eseguite anche a carico di Aiello. Il nome di Luberto sarebbe emerso in un'indagine della Procura di Catanzaro, che ha poi trasmesso gli atti a Salerno e dalla quale, secondo quanto scrive Il Fatto, sarebbero anche emersi contatti tra il politico e ambienti legati alla criminalità organizzata. Da qui la contestazione dell'aggravante di mafia. Dei fatti sarebbero stati informati anche il procuratore generale della Cassazione ed il CSM per eventuali aspetti disciplinari. Nessun commento alla notizia dell'indagine è stata fatta da ambienti della procura catanzarese. E l'omicidio di Luca Bruni, il presunto boss dell'andrangheta cosentina, scomparso il 3 gennaio 2012 ed il cui cadavere è stato trovato nel dicembre 2014, il delitto contestato ad alcune delle 18 persone fermate stamani nel corso dell'operazione Interforze coordinata dalla DDA di Catanzaro contro boss gregari delle due principali cosche di Cosenza. Si tratta dei cosiddetti italiani e zingari. Bruni, secondo gli investigatori, aveva assunto un ruolo di vertice all'interno del proprio gruppo dopo la morte del fratello Michele e stava tentando di organizzarsi per ampliare il raggio d'azione della propria cosca. Un tentativo che sarebbe stato in contrasto con gli accordi già stabiliti da un patto esistente tra italiani e zingari. Nel corso delle indagini, gli investigatori della squadra mobile del nucleo operativo dei carabinieri e della Guardia di Finanza di Cosenza avrebbero accertato numerosi casi di estorsione. Inoltre, le cosche avrebbero avuto la disponibilità di armi, alcune delle quali sequestrate nel corso delle indagini. La DIA ha coordinato l'arresto in Francia di Domenico Stanganelli, latitante dal 2014 e destinatario di un mandato d'arresto europeo per associazione di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, riciclaggio, porto e detenzione abusiva di armi nell'ambito di un'indagine che ha colpito le cosche Molè di Gioia Tauro e Mancuso di Nicotera. Stanganelli è stato arrestato a casa dei suoceri a Valori in Costa Azzurra grazie alla cooperazione tra la DIA, la Polizia Giudiziaria di Marsiglia e di Nizza e la Brigata per le Ricerche di Intervento francese BRI. Una cooperazione possibile anche grazie alla rete operativa antimafia ONE, un progetto sviluppato proprio dalla DIA che prevede di supportare le unità investigative degli Stati membri con agenti specializzati sul fenomeno e di migliorare contestualmente lo scambio di informazioni utili alle indagini. Questo, se non lo fermano, li piglia tutti. Così i fratelli Antonio e Natale Ribecco commentano il lavoro del procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri. Antonio Ribecco, arrestato ieri nel corso dell'operazione Infectio con l'accusa di essere il referente della cosca di San Leonardo di Cutra Perugia, aggiunge: li piglia tutti, però 4-5 anni fa l'hanno fallito. Stava andando a Crotone, per lui avevano trovato pure i cosi o si sono spaventati, racconta l'indagato riferendosi, secondo quanto si legge nella richiesta di misure cautelari, è un attentato fallito ai danni del magistrato. L'intercettazione risale al 27 maggio 2017. Gratteri era diventato da un anno procuratore di Catanzaro dopo essere stato aggiunto a Reggio Calabria. I Ribecco stavano discutendo circa gli arresti delle operazioni Borderland e Johnny, commentando che a tutti ha messo in galera. È stato in America, le indagini sono partite da lì, dall'America, per andare in Colombia, ma perché li hanno presi tutti di quelle zone di Reggio Calabria, tutti lui li ha fatti prendere, Gratteri, e adesso è passato dalle parti di Crotone e di Catanzaro. Avrebbe perseguitato la madre 86enne per ottenere soldi e l'utilizzo della casa di proprietà dell'anziana. Una donna di una quarantenne è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari dai carabinieri di Rocca Imperiale con l'accusa di atti persecutori e furto aggravato. Il GIP di Castrovillari, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto per la quarantenne il divieto di avvicinamento e comunicazione con la madre. I militari hanno avviato sulla vicenda, scoprendo che l'anziana donna più volte aveva dovuto cedere alle minacce e alle angherie della figlia, elargendo diverse centinaia di euro a suo favore. Nei mesi scorsi l'86enne, esasperata dalle continue richieste, aveva denunciato la figlia per le violenze subite. Recentemente la quarantenne, con l'inganno secondo i carabinieri, era riuscita a farsi aprire la porta di casa e una volta dentro aveva iniziato a urlare contro la madre, impossessandosi del cellulare e delle chiavi dell'abitazione.
Si erano allontanate da casa 11 giorni fa, percorrendo quasi 2000 chilometri, guidando a turno a bordo dell'auto della nonna di una di loro per tentare di raggiungere la Sicilia. Due ragazze 14enni che avevano lasciato Vance, un piccolo centro nei pressi di Nizza, per poter vivere il loro amore, ostacolato dalle famiglie, sono state rintracciate a Bianchi, in provincia di Cosenza. Durante gli ultimi 11 giorni di assenza da casa, le due giovani avevano sostato a Roma spendendo tutti i loro risparmi. Quando i militari le hanno notate sdraiate sui sedili dell'autovettura, le ragazze, che hanno tentato inizialmente di spacciarsi per maggiorenni, hanno cercato di eludere il controllo, ma i carabinieri insospettiti si hanno eseguito ulteriori accertamenti. Dopo averle rifocillate con l'aiuto di un interprete, i militari sono riusciti così a scoprire la verità. Questo è davvero tutto. L'appuntamento è come sempre con le prossime edizioni del TG. A voi tutti l'augurio di una buona serata. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Catanzaro, zona industriale di Carappa, Siano, FM 97.3. Lamezia Terme, Costa Tirrenica, località Comuni Condomini, FM 99.9. Chiaravalle Centrale, comprensorio delle Preserre, FM 98.5. 5. Soverato, Costa Ionica Nord, Cropani Marina, FM 97.3. Locri, Costa Ionica Sud, Rocella Ionica, FM 106.100. Radio Amica in blu. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Per ascoltare la radio. Sarà la musica che gira intorno. Radio Amica in blu, tutta la musica che gira intorno. Il procuratore aggiunto di Catanzaro, Vincenzo Luberto, è indagato dai magistrati della Procura di Salerno per corruzione aggravata dal metodo mafioso, lo scrive il Fatto Quotidiano. 'Ndrangheta, decapitati i vertici delle cosche di Cosenza, operazione Interforce, 18 fermi emessi dalla DDA di Catanzaro. Arrestato in Francia Domenico Stanganelli, latitante dal 2014. Buonasera da S1 News. Procuratore aggiunto di Catanzaro, Vincenzo Luberto, è indagato dai magistrati della Procura di Salerno per corruzione aggravata dal metodo mafioso. Lo scrive il Fatto Quotidiano. Secondo quanto riporta il giornale, nei confronti di Luberto, i magistrati salernitani, competenti a giudicare sui fatti che riguardano i loro colleghi del distretto giudiziario di Catanzaro, hanno emesso un decreto di perquisizione eseguito nei giorni scorsi. L'accusa si riferirebbe a presunti viaggi che sarebbero stati regalati al magistrato dall'ex parlamentare del PD Ferdinando Aiello, con il quale è in rapporti di amicizia. Perquisizioni sono state eseguite anche a carico di Aiello. Il nome di Luberto sarebbe emerso in un'indagine della Procura di Catanzaro, che ha poi trasmesso gli atti a Salerno e dalla quale, secondo quanto scrive il Fatto, sarebbero anche emersi contatti tra il politico e ambienti legati alla criminalità organizzata. Da qui la contestazione dell'aggravante di mafia. Dei fatti sarebbero stati informati anche il procuratore generale della Cassazione e il CSM per eventuali aspetti disciplinari. Nessun commento alla notizia dell'indagine è stata fatta da ambienti della Procura catanzarese. E l'omicidio di Luca Bruni, il presunto boss dell''ndrangheta cosentina, scomparso il 3 gennaio 2012 ed il cui cadavere è stato trovato nel dicembre 2014, il delitto contestato ad alcune delle 18 persone fermate stamani nel corso dell'operazione Interforze coordinata dalla DDA di Catanzaro contro boss gregari delle due principali cosche di Cosenza.
Si tratta dei cosiddetti italiani e zingari. Bruni, secondo gli investigatori, aveva assunto un ruolo di vertice all'interno del proprio gruppo dopo la morte del fratello Michele e stava tentando di organizzarsi per ampliare il raggio d'azione della propria cosca. Un tentativo che sarebbe stato in contrasto con gli accordi già stabiliti da un patto esistente tra italiani e zingari. Nel corso delle indagini, gli investigatori della squadra mobile del nucleo operativo dei carabinieri e della Guardia di Finanza di Cosenza avrebbero accertato numerosi casi di estorsione. Inoltre, le cosche avrebbero avuto la disponibilità di armi, alcune delle quali sequestrate nel corso delle indagini. La DIA ha coordinato l'arresto in Francia di Domenico Stanganelli, latitante dal 2014 e destinatario di un mandato d'arresto europeo per associazione di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, riciclaggio, porto e detenzione abusiva di armi nell'ambito di un'indagine che ha colpito le cosche Molè di Gioia Tauro e Mancuso di Nicotera. Stanganelli è stato arrestato a casa dei suoceri a Valory in Costa Azzurra grazie alla cooperazione tra la DIA, la Polizia Giudiziaria di Marsiglia e di Nizza e la Brigata per le Ricerche di Intervento francese, BRI. Una cooperazione possibile anche grazie alla rete operativa antimafia ONE, un progetto sviluppato proprio dalla DIA che prevede di supportare le unità investigative degli Stati membri con agenti specializzati sul fenomeno e di migliorare contestualmente lo scambio di informazioni utili alle indagini. Questo, se non lo fermano, li piglia tutti. Così i fratelli Antonio e Natale Ribecco commentano il lavoro del procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri. Antonio Ribecco, arrestato ieri nel corso dell'operazione Infectio con l'accusa di essere il referente della cosca di San Leonardo di Cutro a Perugia, aggiunge: li piglia tutti, però 4-5 anni fa l'hanno fallito. Stava andando a Crotone, per lui avevano trovato pure i cosi o si sono spaventati. Racconta l'indagato, riferendosi, secondo quanto si legge nella richiesta di misure cautelari, è un attentato fallito ai danni del magistrato. L'intercettazione risale al 27 maggio 2017. Gratteri era diventato da un anno procuratore di Catanzaro dopo essere stato aggiunto a Reggio Calabria. I Ribecco stavano discutendo circa gli arresti delle operazioni Borderland e Johnny, commentando che a tutti ha messo in galera. È stato in America, le indagini sono partite da lì, dall'America, per andare in Colombia, ma perché li hanno presi tutti di quelle zone di Reggio Calabria, tutti lui li ha fatti prendere, Gratteri, e adesso è passato dalle parti di Crotone, di Catanzaro. Avrebbe perseguitato la madre 86enne per ottenere soldi e l'utilizzo della casa di proprietà dell'anziana. Una donna di una quarantenne è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari dai carabinieri di Rocca Imperiale con l'accusa di atti persecutori e furto aggravato. Il GIP di Castrovillari, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto per la quarantenne il divieto di avvicinamento e comunicazione con la madre. I militari hanno avviato certamente sulla vicenda, scoprendo che l'anziana donna più volte aveva dovuto cedere alle minacce e alle angherie della figlia, elargendo diverse centinaia di euro a suo favore. Nei mesi scorsi, l'86enne, esasperata dalle continue richieste, aveva denunciato la figlia per le violenze subite. Recentemente, la quarantenne, con l'inganno secondo i carabinieri, era riuscita a farsi aprire la porta di casa e, una volta dentro, aveva iniziato a urlare contro la madre, impossessandosi del cellulare e delle chiavi dell'abitazione. Si erano allontanate da casa 11 giorni fa, percorrendo quasi 2000 km, guidando a turno a bordo dell'auto della nonna di una di loro per tentare di raggiungere la Sicilia. Due ragazze 14enni che avevano lasciato Vans, un piccolo centro nei pressi di Nizza, per poter vivere il loro amore ostacolato dalle famiglie, sono state rintracciate a Bianchi in provincia di Cosenza. Durante gli ultimi 11 giorni di assenza da casa, le due giovani avevano sostato a Roma spendendo tutti i loro risparmi. Quando i militari le hanno notate sdraiate sui sedili dell'autovettura, le ragazze, che hanno tentato inizialmente di spacciarsi per maggiorenni, hanno cercato di eludere il controllo, ma i carabinieri insospettiti si hanno eseguito ulteriori accertamenti. Dopo averle rifocillate con l'aiuto di un interprete, i militari sono riusciti così a scoprire la verità. Questo è davvero tutto, l'appuntamento è come sempre con le prossime edizioni del TG. A voi tutti l'augurio di una buona serata.